Le Dolomiti sono state riconosciute dall'UNESCO Patrimonio Mondiale per il loro eccezionale valore paesaggistico e geologico. Si trovano in Italia settentrionale, collocate fra Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Il sito delle Dolomiti UNESCO è suddiviso in 9 sistemi montuosi: Pelmo, Croda da Lago, Marmolada, Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine, Dolomiti Friulane ed Oltrepiave, Dolomiti Settentrionali, Puez Odle, Sciliar Catinaccio Latemar, Blätterbach, Dolomiti di Brenta. La loro storia geologica ha inizio milioni di anni fa, alle latitudini dei tropici, in un golfo affacciato sul mare della Tetide, quando le terre emerse erano riunite in un unico continente, la Pangea. La loro storia inizia oltre 280 milioni di anni fa. Inizialmente furono un'area vulcanica che si impose sopra una base di antichissime montagne spianate dall'erosione. Divennero una pianura sabbiosa confinante con una salina e assistettero alla più grande estinzione di specie viventi del pianeta. Per milioni di anni vennero ciclicamente sommerse da un mare più o meno profondo. In quelle acque marine, ricche di minerali, dei microorganismi semplici come alghe, batteri e piccole spugne, produssero grandi quantità di fanghiglie, mucillagini e incrostazioni calcaree. Queste originarono enormi montagne sommerse, conosciute come piattaforme carbonatiche, che crebbero con l'aumentare della profondità del mare. Insieme formarono un arcipelago di isole, separate da mari profondi, nell'aspetto simili alle Maldive o alle Bahamas, ma con condizioni ambientali totalmente differenti da oggi. La crescita dell'arcipelago dolomitico si interruppe localmente a causa di improvvise eruzioni vulcaniche circa 238 milioni di anni fa. Successivamente, una nuova generazione di organismi, tra cui anche i coralli, creò nuove piattaforme carbonatiche ancora più vaste. Fino a che il clima da arido divenne molto umido e in questo periodo piovoso si diffusero i dinosauri su tutto il pianeta insieme ad una vegetazione rigogliosa. Sabbie, fango e argille provenienti dalle terre emerse riempirono il mare dolomitico e si formò una vasta piana costiera. Successivamente il clima, ritornato arido, riportò il piatto panorama delle saline. Circa 230 milioni di anni fa, la regione dolomitica divenne parte di una delle più estese piane costiere del mondo, in cui si stavano depositando fango, mucillagini e molluschi, e dove passeggiarono i primi dinosauri. Per decine di milioni di anni, le Dolomiti restarono un'enorme, sconfinata piana fangosa. Intanto, il movimento delle placche generò l'Oceano Atlantico e le Dolomiti sprofondarono, ricoperte dalle profondità degli abissi. A partire da circa 65 milioni di anni fa, ma in particolare negli ultimi 35, quando Africa ed Eurasia iniziarono a collidere, le Dolomiti emersero dal mare. Le pareti dolomitiche più celebri che vediamo oggi sono questa successione di paesaggi sollevata dalle profondità del mare. Da quando cominciarono ad emergere, vennero smantellate dall'azione del ghiaccio, dell'acqua e della gravità. L'unicità degli ambienti che possiamo ammirare oggi e la particolare genesi geologica rendono le Dolomiti un territorio unico al mondo da rispettare e proteggere. Una meraviglia del pianeta di cui siamo parte e del cui fragile equilibrio siamo tutti doverosi custodi.